playing only the best music in the world. Radio Report. This is your number one radio station. www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. Rosa, nero, sei l'amore vero. Rosa, nero, sei l'amore vero. Speciale reporter Rosa Nero e la fantastica vittoria del Palermo dentro casa contro il Bari per 3-0. A parlarcene il mister Eugenio Curini e Filippo Ranocchia. Dalla redazione sportiva di Radio Reporter 98, buongiorno e buona domenica da Filippo Virzì con speciale reporter Rosanero, l'appuntamento delle ore 10 dedicato al Palermo Calcio, ai vostri benimini e naturalmente a voi tutti, cari tifosi, nel corso dei prossimi 10 minuti. Realizzati in collaborazione con ilmoderatore.it, agenzia di stampa nazionale. Ci ascoltate in FM sui 98.100, in streaming in tutto il mondo, oppure in mobilità scaricando l'app gratuita e in contemporanea ascoltando la premier di YouTube. Siamo pronti per una fantastica puntata. Si parte! Conduce in studio Filippo Virzì. Aver consolidato il livello di prestazioni, aver fatto 3 gol, non averlo subito, è un segnale importante di crescita continua di questo gruppo, di consolidare i nuovi arrivati. Li abbiamo un po' spinti in campo, ma sappiamo che hanno qualità. E il fatto che stiano facendo bene è perché è una squadra che è consolidata nell'atteggiamento, dunque è più facile per chi arriva a inserirsi. Mi ha fatto una bella partita, la gente si è divertita, dunque siamo tutti felici. Speciale reporter a cura di Filippo Virzì. Infatti il gol annullato l'abbiamo festeggiato come un gol nostro, perché sinceramente ci tenevamo anche da questo punto di vista a tornare a non prendere gol, perché secondo me la stiamo facendo bene, la fase di non possesso. Le occasioni più importanti le hanno avute sul calcio d'angolo, dove Matteo è stato straordinario. Nell'abbracciarlo gli ho detto che per me aveva fatto 2 gol, come dicevo prima, non so se ci crede, ma per me lo penso realmente, perché in momenti importantissimi della partita ha tolto 2 palle dalla nostra porta su un movimento che conosce bene, che sa che deve fare, è stato applicato e ha fatto una bella partita. Mi è piaciuto tanto questa sera. Conduce in studio Filippo Virzì. Io penso che stiamo crescendo, la squadra sta prendendo consapevolezza, dobbiamo inserire ancora meglio Filippo e Iachité, la squadra li sta sostenendo in questo. Abbiamo preso un ragazzo di grande qualità come Traoré, che sono sicuro che in certi momenti delle partite ci potrà dare una grande mano. Stiamo prendendo consapevolezza, ma sappiamo bene che già da sabato contro la Feralpi, che la squadra migliora di questo momento, perché le ultime 6 partite ha un ruolino di marcia da prima in classifica, e dunque tutta la nostra concentrazione è in quella partita, perché se anche lì faremo molto bene, lo stadio si riempirà di più, cresce l'entusiasmo, cresce la consapevolezza, cresce l'autostima, e dunque ogni giorno di allenamento dobbiamo spingere il nostro livello, creare questa mentalità, definirla, e poi sappiamo che noi abbiamo un seguito importante, una passione incredibile che ci può spingere, e noi dobbiamo creare questo clima, e questa è una nostra responsabilità. Speciale reporter. Speciale reporter a cura di Filippo Virzì. Sì, penso che sia una crescita della squadra, come dicevo prima, abbiamo preso giocatori che pensiamo alzino il nostro livello, e il fatto che siano così definiti dentro la squadra vuol dire che il gruppo li ha accolti e è più facile per loro inserirsi e dimostrare le loro qualità. Sì, siamo contenti, abbiamo esterni di grande qualità, avete visto l'altra volta era partito Dima, oggi è partito Roberto, e dunque per me i cambi sono importanti, mettere freschezza quando i laterali bassi vanno in sofferenza, creare l'uno contro uno, e questo è importante. Come dico spesso, poi chi entra è sempre decisivo, e questo secondo me è fondamentale per far capire ancora di più ai ragazzi che il lavoro settimanale, la costanza, la perseveranza, poi per tutti loro arriva il momento, e quando sono dentro poi devono dimostrare il loro valore.
arriveranno. Claudio ha preso un palo questa sera, ha fatto due assist, dunque questo dimostra che anche a livello qualitativo nella lettura di certe cose è cresciuto tanto. Però insomma è una squadra che quando poi prendi questa consapevolezza e capisci che puoi fare gol ci credi di più, lo dimostra Jacopo, perché 7 gol per un centrocampista sono veramente tantissimi, e dunque dobbiamo consolidare questo atteggiamento. Ma la cosa per me fondamentale è l'applicazione della squadra in non possesso, la voglia di difendere forte insieme, e questo poi quando hai la palla prendi ancora più consapevolezza e sai bene cosa devi fare, e questa è una crescita che se vogliamo fare un campionato di un certo tipo dobbiamo definire e consolidare sempre di più. Domani che partita guardi? Manino, una sapete già quale sarà, perché la Feralpi è un avversario complicato, viene da un periodo molto importante, ve l'ho detto prima, dunque una grande consapevolezza, perché sappiamo che è una partita fondamentale, perché sono sicuro che se faremo bene questo stadio, che già questa sera è con 23.000 persone, si riempirà di più, e questo livello di autostima, di consapevolezza, di entusiasmo, quando spinge dalla tua parte tante cose, è tantissimo, e dunque vogliamo creare questo presupposto facendo una grande settimana di lavoro e facendo una grande partita a Piacenza contro la Feralpi. Speciale reporter a cura di Filippo Virzì. No, in realtà sognavo esattamente questo, nel senso sognavo di fare una grande partita, di portare a casa i 3 punti e perché no, segnare il mio primo gol. Sì, abbiamo fatto una grandissima partita, siamo partiti forti per tutto il primo tempo, fortunatamente siamo riusciti a sbloccarla prima del fischio del primo tempo e poi siamo riusciti a tenere il risultato e fare altri 2 gol. No, è stata una grandissima emozione, era proprio come me l'ero immaginato, nel senso fare gol davanti a una curva del genere è qualcosa di sicuramente molto emozionante e spero di farne molti altri. Speciale reporter a cura di Filippo Virzì. Sì, da quando sono arrivato ho cercato di inserirmi il prima possibile, grazie anche ai compagni, al mister, a tutto lo staff, mi sto inserendo benissimo. Ma il gol è una cosa che cerco sempre, nonostante non faccia l'attaccante, ma è una cosa che mi piace fare molto, quindi è una cosa che cerco e che cercherò fino al resto della stagione. No, è partito un po' centrale, quindi non mi sono arrabbiato più di tanto, però come ho detto è una cosa che cerco e perché voglio aiutare la squadra a far più punti possibili. No, l'ho fatto ogni tanto a Vicenza e in quella posizione, ma io come ho detto mi adatto a quello che mi chiede il mister e a quello che e a dove mi vuol far giocare lui, insomma. Poi se gioco davanti, dietro, a destra, a sinistra, per me è indifferente. Il reporter rosanero e la fantastica vittoria del Palermo dentro casa contro il Bari per 3-0. Sono stati ospiti della nostra rubrica calcistica il mister Eugenio Corini e Filippo Ranocchia. Eccoci in zona Cesarini, si concludono i 10 minuti dedicati al Palermo Calcio, speciale reporter rosanero come di consueto dalle 10 in poi, dove voi tutti cari tifosi siete i veri protagonisti. Grazie al moderatore.it, agenzia di stampa nazionale, nostro media partner, da Filippo Virzì un invito a seguire il nostro podcast sulla pagina personale YouTube, dove riascolterete tutti i vostri interventi. Vi auguriamo una fantastica domenica e risentirci alla prossima puntata da Radio Reporter 98. Buona prosecuzione d'ascolto per un grande weekend da vivere insieme. www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. Comunica con noi per i tuoi messaggi vocali su WhatsApp 339 72 88 862 su Radio Reporter. Playing only the best music in the world. Radio Reporter. This is your number one radio station.